testimonianza, di vicinanza a questa lotta civile nel territorio. Sì, confermiamo in toto il nostro appoggio a questa battaglia sulla sanità. È una battaglia che non è né di destra né di sinistra, il diritto alla salute non ha colore. Per combattere questo ennesimo schiaffo a noi calabresi, ma è uno schiaffo di diversi centri della Sardegna, con una riforma sanitaria sciagurata che troppi danni sta causando. Personalmente ritengo che la strada sarà irta di ostacoli per riuscire a ristabilire a favore dei calabresi il diritto in tutti i servizi che a questo ospedale sono stati tagliati. Personalmente devo dire che il futuro della sanità dell'alta Gallura, il futuro della sanità dell'alta Gallura, dell'ospedale di Tempio, essendo a Sassari di Polo Universitario, quindi della medicina, della ricerca, sia con Sassari. Il nostro futuro è con Sassari. Lei non ha nessuna convergenza verso i... Assolutamente. Senta Alessio, qualcuno parla di distribuire meglio le risorse, perché in realtà avendo sempre la stessa torta suddivisa, va suddivisa in maniera più giusta. Un riequilibrio con pari diritti è un auspicio e un diritto. Però ritengo che è una musica ormai per soldi all'ombra delle decisioni di questo punto regionale. Personalmente sono sfiduciato che ci sia una svolta nell'ultimo scranno della legislatura, negli ultimi 2 mesi. Da troppo tempo stiamo assistendo a una posizione irremovibile da parte del Comune. E da troppo tempo stiamo assistendo a un ospedale di Tempio che diventa sempre più un murato. Allora, noi certamente da calabresi, da tempiesi, abbiamo l'obbligo, è anche una l'obbligo perché è una lotta anche di sopravvivenza, a ristabilire i tagli, ristabilire la situazione che i tagli della giunta hanno causato. Non possiamo certamente lasciare che l'ospedale di Tempio diventi un ospedale a campo, perché stiamo andando a superare il discorso della riforma sanitaria, è una riforma sanitaria che penalizza tutta la Sardegna, agevola per un certo senso i puri furti. Certo, arrivando dal Golfo, che era sempre un'eccellenza, fino ad arrivare a Fontana. Comunque sia, è una battaglia. Ecco, nell'ottica di questa distribuzione, il problema dei servizi, infatti, che non si è messo in discussione, perché i servizi del normale sono stati lasciati in interno, però sono lasciati vuoti, perché poi lei mi insegna che un servizio che ha l'organico sufficiente per andare avanti, garantisce l'assistenza, se o prima del materiale umano, quindi il personale medico, la risorsa ospedale è stata svuotata del contenuto. Per quanto ci possa essere buona volontà da parte del personale medico, con sforzi
sono romani, stiamo andando verso una situazione di declino che non è più tollerata. Ripeto, da Valorisi non dobbiamo lasciare che questo diritto alla salute venga annientato, perché praticamente il diritto alla salute di noi pendiensi senza entrare nella vita in questo momento è pressoché annientato. Certo che sì, era la posizione di Alessio Casella, che è il movimento sardo progressivo, e ovviamente noi continueremo nelle nostre possibilità. Siamo un'associazione che non è al soldo dei partiti e della politica, non è stata mai al soldo. Uno di noi lo è. Quindi tutte le nostre battaglie ce le autofinanziamo da noi. Però questa è una grande battaglia che va combattuta sino in fondo. Costi quello che costa. Grazie. E siamo al resoconto di questa quinta giornata di occupazione del Polo Vettori. Come tutte le sere facciamo il resoconto, il bilancio di questa giornata. Altri tre rappresentanti del gruppo organizzatore, dalla sinistra inquadrato in questo momento Andrea, poi Lina e infine Massimiliano. Diciamo solo i nomi, i cognomi non hanno nessuna importanza. Quello che conta, Andrea, è lo spirito, la condivisione di questa iniziativa che punta a cercare di sensibilizzare giunta regionale, soprattutto l'assessorato alla sanità e il vertice dell'azienda sanitaria, a cercare di porre rimedio a questa situazione di stallo che c'è al Polo Vettori. Le tue impressioni intanto, poi parliamo di quello che è reso conto delle persone venute, dei sindaci che sono stati a farci visita. La mia impressione è abbastanza positiva, nel senso che comunque i cittadini stanno, la notizia si sta diffondendo, anche perché c'è la presa di coscienza è sempre più... È sempre maggiore, perché comunque sono notizie, cioè non tutti hanno ben presi dalle loro faccende, non so, però comunque venendo all'ospedale il passaparola funziona a volte meglio dei social media. Sì, sono d'accordo con te. Quindi insomma la cittadinanza sta rispondendo. Il presidio funziona come punto di anche di coesione, in qualche modo qua ci si incontra, è un laboratorio di idee, lo hai detto stamattina parlando di altre cose. Poi comunque sono venuti anche i sindaci, quindi certo. Che si spera che si adoperino non solo per i sindaci come tutti diciamo gli attori che sono nell'amministrazione, certo. Che comunque come tutti i politici hanno la funzione di essere rappresentanti dei cittadini, ma come sappiamo tutti, come tutti gli italiani, non solo i sardi, conoscono la politica, sappiamo che spesso hanno anche interessi, molto spesso che non sono quelli, spesso non sono solo quelli di rappresentare il popolo, ma la politica sappiamo che diventa spesso... Senti Andrea, io ti ho sentito. E quindi sì, speriamo che l'onestà nel partecipare a questa iniziativa sia massima, certo. Che non sia, perché sappiamo che ci sono le elezioni regionali alle porte, quindi il nostro auspicio è quello che la partecipazione sia sincera e da parte politica. Senti, tu hai avuto, parlandone poco fa, hai avuto anche una brillantissima, secondo me, idea, cioè quella di parlare di questa iniziativa all'interno di manifestazioni che si svolgono qua a Tempio, non solo a Tempio, perché parlando di territorio non ci siamo soltanto noi qua a Tempio. Cioè all'interno di manifestazioni ad esempio culturali, di carattere sociale, anche politiche, perché no, ricordare o far ricordare
a chi organizza questi eventi che c'è in atto questa mobilitazione del territorio. Sì, sì, perché la mobilitazione è una mobilitazione che non riguarda un evento così, cioè una vicenda isolata, ma si tratta, cioè stiamo parlando di un'emergenza, cioè è un'emergenza sanitaria, cioè nel senso perché qua mancano, cioè si parla che si sta giocando con la vita delle persone, perché non è solo di curarsi, cioè qua non è che stiamo parlando di avere il problema dell'unghia incarnita, piuttosto sì. Che uno, qua si sta parlando della vita delle persone, perciò sì. quando in un presidio sanitario mancano determinati servizi, siamo in un'emergenza che è benissimo paragonabile a un altro tipo di emergenza che a volte ha molto più risalto, come può essere un'alluvione, ma è la stessa cosa, perché poi le cose che le conseguenze che possono scaturire da una situazione del genere sono, anche se non hanno un risalto mediatico, possono essere anche peggiori di quelle di un'alluvione, perché in un'alluvione, come abbiamo visto, può capitare che muore anche una persona, ma qua non lo sanno, non ce lo dicono, però possono morire anche più persone, molte più persone. Ci possono essere complicazioni anche più gravi, certo, e quindi è un'emergenza, perciò certo. Come succede nelle alluvioni, come succede nelle catastrofi, terremoti eccetera, che fortunatamente qua non abbiamo, stiamo pensando di chiedere, appellarci, come abbiamo avuto la solidarietà da tutte le varie associazioni, ma in tutti gli eventi pubblici che ci sono in Sardegna, una buona idea, un'ottima idea, un appello, ricordare che c'è questa emergenza sanità in Sardegna, sì, perché la gente deve capire che l'emergenza riguarda la vita delle persone, cioè certo. Stiamo parlando di vite umane, Lina, stiamo parlando di vite umane. Notizia di oggi, così giusto anche per allacciare un po' il discorso di Andrea, gli amici della Maddalena sono in uno stato di sofferenza decisamente peggiore del nostro, perché oltre ad avere delle carenze mostruose a livello di ospedale nel Paolo Merlo, non hanno avuto risposta da parte delle istituzioni, l'assessorato non ha mai risposto, se ha risposto ha detto sì, veniamo, verremo, più che altro. Ma di fatto, e in più si è aggiunta un'altra emergenza proprio stamattina, allorché un vento fortissimo, loro dicono sui 30 nodi, ha fatto volar via il tendone dove praticamente stavano sostando. Cioè immaginatevi, qua avremo sicuramente molti meno gradi rispetto alla Maddalena, però non si sta bene neanche là quando fa freddo, come sta facendo da stamattina praticamente anche qua in Gallura. Quindi è un'emergenza che riguarda, Andrea lo diceva, riguarda un po' tutta la Sardegna. Ecco, un pensiero sul fatto che c'è questa assenza da parte dell'assessorato alla sanità, questa mancanza proprio di compassione, definiamola così, questo sentimento bellissimo che condivide la sofferenza, sembra che sia una sofferenza del territorio, delle persone, ma non delle istituzioni. Questo mi dispiace tantissimo, perché noi ci troviamo in un contesto più migliore sicuramente. Certo. E noi cosa possiamo fare, per a chi possiamo rivolgerci per aiutare queste persone? Non possiamo fare altro che parlarne e basta. Per quanto riguarda la Maddalena, essere loro vicini e solidali, e provare anche se si riesce ad organizzare qualche gruppo, qualche incontro con loro. Sì. Conosciamo molto bene le loro esigenze, però in questo momento, oltre i motivi stessi della protesta, della loro occupazione, ci stanno anche questi altri successi proprio stamattina. Saranno combinazioni, però ahimè, come diciamo a tempio, allo zoppo va sempre la spina. Noi, più che star lì vicini, dare la nostra solidarietà. Ecco, dietro di te, Lina, c'è uno striscione che dice la Gallura in lotta, è a Bali Basta lo dicono anche loro, alla Maddalena.
noi stiamo parlando del nostro territorio, ma Andrea lo ricordava, è un'emergenza che riguarda tutta la Sardegna. La tua presenza, Lina, tu dal primo giorno che abbiamo iniziato questa battaglia sei stata qui. È più forte di te sentire questo. Io parlando di emergenze, è successo 5 anni fa quando c'è stata l'alluvione a... Sì. E dal primo giorno, dalla prima ora, per 6 mesi consecutivi, 24 ore su 24, siamo stati su alla palazzina comando e già. Ne abbiamo viste di tutti i colori, perché siamo scesi anche ad Olbia insieme, certo, alla Croce Rossa e la protezione. Ecco, questo sentimento anche di grande solidarietà che c'è qua da noi, laddove c'è un problema. Sì, anche se corre. Adesso si vede poca gente che ancora non... Però Tempio è generosa, la solidarietà c'è, si vede dalla mattina, da quando ci portano le paste per la colazione, alla sera, pizzerie, tutti ci aiutano. Sì, è vero. Quindi... È un sentimento che accomuna. È un sentimento che appartiene a tante persone, cioè. Ci sono anche persone che la pensano diversamente, ma vabbè. Spero che... Si lotta anche per loro. Si lotta anche per loro. Massimiliano è uno di... anche lui fa parte di questo, di questa occupazione. Io l'ho conosciuto, cioè lo conosco da quando è piccolo, vabbè, ma a parte questo, l'ho conosciuto in momenti di emergenza come questo della sanità, in comune, quando la voce più alta che si elevava all'interno delle assemblee organizzate per parlare di questa emergenza Paolo Dettori era sempre la tua. Tu eri e sei forse ancora per le azioni drastiche, cioè per quelle che riescono ad assecondare il sentimento di rabbia che ci vede un po' tutti insieme. Ecco, siamo tutti arrabbiati, siamo molto arrabbiati con Gallura, ma Tempio ovviamente fa la sua parte. Infatti voglio fare una premessa a quello che hai detto tu all'inizio, dicendo che io faccio parte di questa organizzazione, no, non è proprio faccio parte di questa organizzazione, io sono un cittadino che quando ho visto che l'organizzazione, questa organizzazione, finalmente ha deciso di fare un'occupazione, che era la cosa... Che tu chiedevi forse, anche da allora, è vero. Sì, e allora ho deciso di partecipare come cittadino, cosa che un po' mi dispiace come cittadino, perché nella riunione del 18 luglio, allora convocata dall'amministrazione comunale, si è detto tante cose ma non si è fatto niente. Parlavi della manifestazione, diciamo. Parlavo della manifestazione, sì. Poi io sono qui dal primo giorno, sì. So che vengo, presido qua, vengo qua e mi accorgo che c'è stata poca solidarietà da parte dell'amministrazione comunale, a parte sì, la maggioranza, il mio sindaco, qualche altro assessore, ma di minoranza ho visto poco, mi aspettavo molto di più, mi aspettavo una a parte qualche gruppo. Sì, un gruppo che è separato dal resto della minoranza, esatto, sì. Ripensare ai tempi, lo diciamo, esatto, perché li abbiamo anche citati. Certo, sono venuto, certo. Gli altri non ho visto nessuno, certo. Come non ho visto molti comitati, cioè ai tempi è pieno di comitati, di associazioni, dove sono? Io sono venuti, per carità, ne sono venute alcune, le ho viste, ma gli altri non sono venuti. Sembra che quando si parli... Non mi vergogno neanche di dire, cioè non mi vergogno, non ho paura neanche di dire del comitato essere cittadini. Cosa vuol dire? Sono venuti questa sera. Sì, questa sì, sera. Però... Io c'ero, quando sono venuto, non sono venuto in forma ufficiale. Si viene in forma ufficiale, si viene un comitato. Presente, a me hanno detto testuali parole. Eravamo qui di passaggio e siamo passati. Che passaggio? Devi venire qui. Qui c'è gente ogni giorno che fa le notti, che dorme, che presenzia qui. Dove sono gli altri? Tempio, l'ospedale non è solo... A parte che l'ospedale non è solo dei tempi, è di tutti. Certo. Olbia. Dove è Olbia? Non ho niente con Olbia, non è campanile, assolutamente, non si è presentato nessuno, eppure quando c'è stata l'alluvione eravamo tutti presenti, questo è il territorio, se poi parliamo di territorio quando ci conviene, ma infatti vabbè, è una parola da abolire dal vocabolario. Benissimo, parliamo allora di, per carità, c'è venuto il sindaco di Teli, il sindaco, sì, di Calangianus, il di Sant'Antonio, sì, anche di Calangianus, poi vabbè, Bortigiada, sul Luogo Santo, sono tutti presenti, Lura, questo è il territorio, questo Aliene, è il territorio, Trinità. È giusto, ma il territorio è questo, l'ospedale non è di tempo, l'ospedale è di tutti, sì, assolutamente l'ospedale è di tutti, ma io sono molto arrabbiato, non arrabbiato, mi dà fastidio non vedere le associazioni che ci sono, tantissime associazioni. Sì, anche perché cioè, noi abbiamo avuto l'idea, perlomeno io, mi è arrivato un messaggio WhatsApp con
questa iniziativa, un appello che è partito da un conoscente, un amico, senza nessuna, senza mettere nessun problema sono venuto, ho conosciuto loro, che per esempio Alessandro io non lo conoscevo, cioè non mi sono messo nessun problema, ho aderito assolutamente. Quindi perciò quello che voglio dire è che noi abbiamo avuto questa idea qua, che riguarda questa emergenza, che è una cosa grave, che è una cosa che è un'emergenza, non è un'emergenza naturale, ma probabilmente possiamo anche affermare, senza assumendoci la nostra responsabilità, che è un'emergenza anche dolosa, cioè perché se la situazione è così non è, non dipende dal meteo, non dipende da qua, però è altrettanto grave. Perciò le altre associazioni, chi ritiene che questa idea, che questa iniziativa non sia efficace, non abbia, allora ci propongano qualcosa di alternativo. Sono d'accordo. Se poi ritengono, se non hanno niente di alternativo, non vedo perché devono non aderire a questa, giustamente. Fina, su questo argomento. È come dicevo prima, per quanto riguarda l'alluvione, sì. Massimiliano ha parlato di Olbia, dov'è Olbia? Noi in quei 6 mesi lì c'eravamo per Olbia, noi ci siamo dati da fare. No, noi, il territorio, io parlo tutto di, il territorio. Di Tempio, cioè, parlo di Tempio. L'ospedale non è di Tempio, l'ospedale è di tutti, dovremmo partecipare tutti dovremmo partecipare appunto, a questa questione dell'ospedale. È una cosa molto importante. Non stiamo parlando, ho saputo l'altro giorno una signora è dovuta andare a farsi dei calcoli, non so, a San Gabino, anche mio suocero, stiamo scherzando, anche mio suocero. Ecco perché dico io, quando dicono a me, questa è una manifestazione non pacifica, non di più, e lo vediamo, che ogni sera la gente viene a fare solidarietà, ma io sono d'accordo, questa cosa pacifica un po' mi sta dando fastidio, perché questi ci stanno un po' provocando. Cioè, al tempo si dice non più stare un pedo, cane di un mito, un gallura. Mi sarebbe ora anche un po' di finirla, di queste prese in giro. È chiaro che adesso sono tutto saputo che addirittura vuole venire a incontrarci qualcuno da Cagliari. Ma non è che deve venire adesso che ci sono le elezioni, doveva venire prima, non adesso. Ci stanno presentando adesso, stanno presentando tutti. Veniamo noi, parlo io, veniamo, siamo solidali con voi, dove solidali con voi? Questa cosa sta andando anni. Non è da oggi, è anni che sta andando. Sono 4 anni che sta andando. Quello che chiediamo è che se gli amministratori che hanno il potere di decisionare vogliono solidarizzare, allora che solidarizzino prendendo in mano gli atti e dando subito luogo al ripristino dei servizi che non sono al momento funzionanti, cioè il punto nascita non è funzionante, vuoi solidarizzare, non venire qua, lo ripristini, poi vieni qua, ti diciamo magari anche grazie, nel senso grazie che sarebbe pure troppo, cioè lo ripristini, anzi dovrebbero chiederci scusa, poi logicamente non vogliamo, capiamo la situazione com'è, sappiamo i problemi della politica, sappiamo le cose come vanno, però cioè, stiamo parlando di aggiustare le cose. Per aggiustare le cose no, non significa sì siamo solidari, significa ripristino della situazione precedente. Non vorrei diciamo così interrompere questa tua giustissima rivendicazione, però i sindaci lo hanno fatto. Realmente lo hanno fatto, cioè sono andati a dire chiediamo che la legge che è stata varata a dicembre venga comunque applicata. Di fatto le risposte non ci sono state, nel senso che sì, voi avete tutto. Se voi adesso parlate col dottor Arru, assessore alla sanità, lui vi risponde ma a Tempio non avete perso niente. La sostanza è un'altra, la sostanza è che rispetto alla legge non abbiamo perso nulla, anzi. Dovremmo anche aver guadagnato qualcosa, perché la terapia semi-intensiva non ce l'avevamo, che è utilissima, cioè fondamentale per l'ortopedia e per l'ottorino, però di fatto non ce l'abbiamo. Quello che si sta verificando è che si stanno svuotando quei servizi che prima erano la nostra forza come ospedale. Sì, sì. Sì, ma loro lo sanno benissimo. Certo che lo sanno. A proposito di solidarietà, Lina,
stavi parlando di un argomento che io sento molto, molto toccante, molto dal vivo, però concentriamoci su questo presidio ora, su questa partecipazione incredibile, giusto per ricordare, così magari poi ne parlate, della presenza stamattina stupenda, bellissima, dei bambini della scuola materna dell'Arcobaleno di Tempio, che sono venuti in delegazione. Credetemi, nessuno gliel'ha chiesto, è venuto manco a farla apposta, l'idea di chiamarli ce l'ho avuta stamattina, mi hanno anticipato con la loro presenza mandandomi un messaggio: stiamo venendo in ospedale, 6 o 7 bambini, hanno lasciato un bellissimo ricordo con una con dei disegni sulla, che fa ovviamente bella mostra di sé qua sullo scaffale, sul nostro mobile, e ci hanno cantato una canzoncina. Questi sono momenti che fa piacere, perché vuol dire che la scuola materna funziona, vuol dire che in questi bambini si sta in qualche modo inoculando quel giusto germe della sensibilità, della solidarietà, già da piccoli. Da grandi cresceranno degli ottimi ragazzi e poi anche dei futuri uomini. E poi ci sono state le presenze istituzionali importanti, perché è venuto il sindaco di Sant'Antonio, semplicemente con un messaggio WhatsApp è arrivato, abbiamo fatto la foto, tutto bello, eccetera. Il sindaco di Telti, c'è stata la testimonianza anche di Alessio Pasella del movimento sardo pro territorio, cioè tutti sullo stesso obiettivo, tutti hanno detto la stessa identica cosa: non dobbiamo perdere questi servizi. Questa è la sostanza, Lina. In caso il sindaco di Tempio che è stato presente. Assolutamente, viene una o due volte al giorno. Bisogna riconoscerlo. Sì, si stanno battendo un po' tutti, diciamo, da questo punto di vista, e non molleranno. Domani è prevista una riunione, domani martedì è prevista una riunione di tutti i sindaci, che dovrebbe dar luogo ad un documento di sintesi, previsione, oltre che di questo viaggio a Cagliari, di cui noi non è che ci stiamo disinteressando, ma se siamo qua non possiamo essere di là, e in ogni caso ci sono modi e modi per ottenere dei risultati. A noi sembra congruo questo sistema, questo metodo, e ad altri sembra congruo un altro sistema. E però all'interno di questa riunione dei sindaci verrà in qualche modo espresso anche un documento di sintesi dove si parlerà di questa occupazione, perché l'occupazione deve essere un sentimento che deve ovviamente riguardare la popolazione, ma deve partire e segnare sempre Massimiliano dalle istituzioni. L'ha detto prima, quindi ti confermo quello che stai. Andrea nel frattempo ci saluta, grazie Andrea. Sì, io continuo sempre con quello che ho detto prima, cioè io vorrei vedere veramente una volta per tutti il territorio unito. Perché il territorio secondo me non è unito. Bisogna essere, cioè, insisto io con questa cosa, con i politici, soprattutto con i politici, perché non vedere una manifestazione, io devo essere sincero, il mio umile pensiero, sì. Io la penso così, che quando c'è stato un incontro a Tempio, a me mi è sembrato più una passerella, eravamo porta a porta, ognuno programmava le prossime elezioni, mi è sembrato questa. Come gente come, non so, come Cappellacci, non si è mai visto a Tempio, una volta si è presentato, mi è sembrato una passerella. Come dico dice... Cappellacci piuttosto che dire altri politici che si sono presentati. Quindi questa a me non mi va bene, io sono per la protesta, se questa volta va avanti sicuramente non penso che questa occupazione risolverà il problema. Però intanto facciamo notare che ci siamo, però bisogna farci vedere veramente, perché adesso io sinceramente sono stufo, come avevo detto anche il 18 luglio, di fare le fiaccolate con i palloncini, con i bambini della carrozzina, perché poi dall'altra parte c'è gente che ride, guardate quanto sono stupidi. Non siamo stupidi. È successo negli anni passati, negli anni 70, abbiamo fatto vedere che non siamo stupidi. E con la forza abbiamo ottenuto qualcosa. Non sto incitando la violenza a nessuno, certo, nel modo più assoluto. Poi posso dire una cosa, chi mi conosce a me a Tempio, sono una persona, sono un operaio, che sono impegnato in molte associazioni. Tutte queste associazioni hanno un fine, no? Poi alla fine di fare delle cenette, io sono quello che cucina, che lo becco per fare gli arrosti. Questa volta proprio qui io lo propongo in Piazza Gallura e bruciare le schede elettorali. Sarà il nostro arrosto per le regionali. Voglio, questa è la mia proposta, che e me ne prendo tutte le mie responsabilità. Me ne prendo. Perché non è possibile che adesso 5 anni, 4 anni che non si vede un politico, 3 mesi, 4 mesi dalle elezioni, sono tutti che vogliono venire a Tempio a parlare dell'ospedale, solidali con noi.
scusate il termine, ma questa è veramente una classica presa per il culo. E questa a me personalmente la cosa dà molto, ma molto fastidio. Perché non vieni, per 4 anni non venire neanche adesso. Non hai diritto di venire neanche adesso. Perché vieni adesso? Metterti in mostra? No, non ti mettere in mostra. Certo. Non ti mettere in mostra, assolutamente. Come dice l'amico Mario, che fa parte del gruppo di coordinamento di questa organizzazione, la politica deve stare deve seguire i bisogni della popolazione, della gente, e non il contrario, cioè non i propri bisogni, poi se ne avanza veniamo e prendiamo in giro la popolazione con gli slogan, con le schede elettorali, fra poco arriveranno con i santini, perché siamo nell'imminenza delle prossime regionali, per cui bisogna assolutamente che o cambia la politica, che secondo me è molto difficile che possa succedere, Elina, però la gente sta cambiando, la gente si è resa conto. Non a caso alcuni recenti successi, diciamo così, nell'attuale governo dimostrano che ci si è stancati di quel modo di essere, di quel modo di fare. Vedo una certa rassegnazione, sì. Perché qualsiasi persona che incontri ti dice tanto, non lo risolvete così, ormai l'ospedale è perso, ci dovevano pensare prima, però se tutti la pensiamo così nessuno fa più nulla. Nessuno fa più niente e non si va avanti. Io mi auguro di tutto cuore, non voglio entrare in politica, cioè no, siamo lontani no, tutti, proprio sì. Al di fuori, io mi auguro che intervengano l'assessore Arru, qualcuno e facciano qualcosa, perché è veramente triste sapere che dobbiamo rimanere, che dobbiamo andare a fare una visita a Olbia o Sassari o Muravera o San Gavino, o San Gavino come è successo. Ci abbiamo portato mio suocero, un certo. Uomo di 88 anni, certo. Con tutte le conseguenze. Ne voglio anche approfittare io. Prego. A te le lodi a questo comitato, questa organizzazione, questo gruppo di cittadini, questo gruppo di cittadini che fa parte Mario, Mario Sacca, Alessandro Rudella, persone che nonostante che hanno un'idea politica tutta loro, qui non c'è una bandiera di nessun colore. Assolutamente. Questa è una cosa bellissima, sì. È una cosa veramente che attira molti cittadini di tutti quanti, certo. Gli schieramenti. Certo. E questi sono stati molto intelligenti, molto bravi a fare questa cosa. Poi ognuno, certo. L'ha pensato giustamente come no, loro. No, sono d'accordo con te, ovviamente lo sai anche fuori tu. Sono solo degli striscioli, non ho visto una bandiera, non ho visto niente, nessun partito, nessuno. E questa è una cosa molto importante. Questo vuol dire attaccamento alla città, attaccamento all'ospedale, attaccamento un po'. Gli interessi comuni non possono avere una bandiera. Assolutamente, non devono avere bandiera, assolutamente. Ne approfitto per chiedere in conclusione, insomma, questa cosa qua. È una notizia che è venuta fuori ieri, Alessandro, giusto? Il discorso dei sindaci, lo puoi dire anche tu se vuoi, tanto si sente ugualmente. Sì. Sulla presenza notturna dei presidenti. Ah, vabbè, perché oggi è venuto il sindaco di Sant'Antonio, c'era già il vice sindaco di Trinità, e quindi parlando con loro noi abbiamo fatto una proposta che inizialmente era mirata sui sindaci, ok, volete essere solidali, non sì. Siete qui in campagna elettorale, benissimo, la facciamo così, vi fate una notte di presidio voi, tutti i sindaci. Quello che ho detto prima io, è giusto che vengano a presidiare anche le infatti persone. Stavo tutti, facendo normali, parlare te ma inquadrando loro come normali cittadini, certo, perché non con la fascia no come no. Normali cittadini. Poi cittadini. Siccome ha commentato il vice sindaco, benissimo, allora un'altra notte la fanno tutti i vice sindaci, esatto. Del territorio, giusto, loro hanno accettato la cosa, vedremo se manterranno l'impegno preso di fronte ai cittadini. Noi siamo veramente, guarda, così ci riposiamo anche un pochino, io noi. Alessandro, possiamo una cosa, ci metto le mani sul fuoco, però una vera ne può venire uno, ma non tanto. Io ho visto il territorio negli ultimi anni completamente, anche in altre occasioni, non solo in questa occasione dell'ospedale, in molte occasioni il territorio è disunito, se no in alcune riunioni che mi sembra sempre una passerella, mi è sembrata a me. Poi al momento veramente del bisogno, questo è veramente un momento di bisogno, un momento c'è un problema serio qui adesso, stiamo parlando, stiamo parlando della sanità, dell'ospedale, del futuro nostro, dei nostri figli, di tutti, e qui non c'è nessuno che, ecco, questa a me è la cosa che mi preoccupa tantissimo, perché ho visto veramente pochissime associazioni, eppure associazioni, quando c'è da chiedere, qui tu non vedi che altro che associazioni da tutte le parti, tutte associazioni sono qui a chiedere. Ognuno prima che si sveglia fa un'associazione. Poi al momento del bisogno, che è questo,
è questo il bisogno, è questo è un vero bisogno questo. Solo però studi. È anche vero che le associazioni magari sono, hanno partecipato poco come nulla, come pochissime, alcune basta, come solidarietà, Lauser, l'Avis, sì, sto citando le associazioni hanno fatto veramente. Ma io sto dicendo, Alessandro, non so tu se sei la realtà dei tempi, io la so benissimo, no, la però conosco, che ci sono anche in mezzo, è pieno di associazioni. Tu hai detto prima una cosa che secondo me evidenzia un punto, no? Che un problema come la sanità, quando tu hai citato Mario Satta, Cordero Alessandro, la nostra fede politica che abbiamo messo, ecco, il problema della sanità ci ha fatto gettare veramente il cuore oltre l'ostacolo, no? Oltre le ideologie. Ce ne siamo accorti. Allora, quello che però non hanno fatto alcune associazioni, lo stanno facendo i cittadini tutti i giorni, venendo, dando il cambio, come possono, chi porta una ciambella si ferma 10 minuti, chi viene al CUP si ferma magari dopo 20 minuti con al coordinamento. Sai, allora piano piano vedrai che il meccanismo si mette in moto, no? Perché sì, poi. Però hai pienamente ragione su questo, io voglio tornare nuovamente sui cittadini, parliamo dei cittadini di Dio, perché poi non parlo degli altri, l'ho già parlato degli altri, però tu non puoi ogni sera andare tutti, meno male tutti quanti abbiamo un Facebook, molte volte siamo stanchi e cioè mi vedo 1000 visualizzazioni perché a tempo non ci sono 3 lampadine contro il sindaco, cioè a me di 3 lampadine non mi interessa niente, perché se manca la lampadina sotto casa prendo una scala e metto la lampadina, ho risolto il problema, sono un cittadino. Non devo aspettare e criticare, mentre qua si parla di sanità. Sono d'accordo. E non è nessuno, c'è poca gente presente. Questo mi dà fastidio, lo dico, non ho problemi a dirlo, perché è realtà. Sì, non sì. Sto dicendo bugie, è realtà. Giusto perché Alessandro ne abbia conoscenza, esistono 20 associazioni sportive dilettantistiche a te, 20. Ma ne abbiamo visto neanche una. Beh, avevamo provato a coinvolgerle anche nella manifestazione del 18 luglio come associazioni, Io ho una mia idea su questo, nel senso che molta gente è lontana o si sente lontana da alcune questioni anche per un'opera di demolizione della coscienza politica e dell'essere protagonisti del proprio futuro, no? Noi veniamo da tanti anni insomma in cui la politica è scaduta, io credo, non voglio dire irrimediabilmente, però oggi è difficile credere che per i cittadini che la politica possa risolvere i problemi, no? È molto poi più semplice utilizzare quello strumento là, Facebook, che ti richiede un ditino sul like, piuttosto che invece fare un'opera, come ti posso dire, neanche di convincimento, di informazione, di sensibilizzazione rispetto ad alcuni problemi. Questo difficilmente avviene. A guardare Facebook, i social network, c'è da pensare, e a leggere quello che scrivono le persone, ma l'italiano medio, c'è da pensare che domani mattina qui possa scoppiare veramente la rivoluzione. In realtà questo siamo molto lontani. Non vorremmo arrivare. No, ma voglio dire, sono tutti rivoluzionari, no, ma forse lo sono anche un pochettino io su Facebook. Però questa è la realtà. Non serve fare le rivoluzioni, serve prendere coscienza di cosa è il diritto e di che cosa è il favore. Qui si è confuso completamente, sono due livelli diversi che ormai sono sovrapposti e non si distinguono più, si sono mischiati. Il diritto è diventato favore. E noi invece dobbiamo uscire da questa gabbia mentale, intellettuale, da questa analisi completamente sbagliata. Stavo dicendo che avevo molta assenza. Ecco, ripeto che io, questo vostro, che io non faccio parte della vostra associazione, della vostra resistenza Gallura, chiamiamola come. Non faccio parte, però ammiro quello che state facendo, perché veramente dal primo giorno. Il primo giorno che mi siete inseriti qua, subito io sono venuto, subito, perché è una cosa bellissima che avete fatto. È importante, è quello che è importante, detto, non ti sei chiesto il perché e il chi l'ha. Nonostante che avete le vostre idee, certo. Non c'è una bandiera qua, non si vede una bandiera. Questo vuol dire attaccamento alla città, al territorio, cosa che manca, certo. Cosa che manca, che non vedo, non stavo citando Olbia per campanile, no, però io lo stesso, il primo goccio d'acqua che è scesa a Olbia, ci siamo organizzati con la mia associazione andare a dare un colpo in mano, ma non perché Olbia contro Olbia, ma non niente, ma non si vede nessuno. Ci sono visti il 18 luglio, ma ti ho detto, ripeto, che quella era una passerella politica. E 18 luglio, era, adesso 18 luglio. Siamo era ottobre e sta succedendo una cosa. 18 luglio 2017. No, dello scorso anno. Poi sento alcuni comitati che vedono televisione, spesso vedono televisione, certi comitati si lamentano perché in via, adesso qui vedo a Giuseppe, in via Bachelet c'è una busta di Mondezza 3 giorni, cioè, cioè se il problema è quello della Mondezza, fai prima a togliere la Mondezza, la prendi con la mano, vai e la porti via. Il problema non è la busta della Mondezza, è 3 lampadine.
è subito attaccare l'amministrazione comunale. Poi possiamo dire tutta l'amministrazione comunale, facciamo un altro dibattito, non, per carità, però non puoi attaccare per tre lampadine che mancano contro 100 che ne hanno messo e che hanno cambiato, no. Questo no, questo non mi sta bene. Scusa, poi c'è un problema, chiedo scusa, finisco. C'è un problema serio come questo, che io lo vedo serio, che io sono uno dei primi che ho dei problemi, grossi problemi, e sto viaggiando, sto spendendo una barca di soldi, sto spendendo. Qui mi hanno mandato, da qui mi hanno mandato al Sasso per Marlocchio, mi sono dovuto comprare le garze per tapparmi gli occhi, ho dovuto comprare io, dopo di aver pagato quasi 40 euro di ticket. Cioè questo è vergognoso che succedono queste cose in Sardegna. Sono dovuto andare d'urgenza io a Bergamo per una visita mia, ho pagato 1.800 euro, andate in ritorno, contro l'unità territoriale, non ho capito dove... Un altro discorso, chiaramente con mia moglie, non ho pagato da solo, però mi dovevano accompagnare, solo non potevo andare. Vergognoso, una giornata del 28 dicembre, 1.800 euro in due, andate in ritorno. Ma stiamo scherzando? Ma di cosa stiamo parlando? Non sono andato per un viaggio o a vedermi l'Inter, o non a vedermi l'Inter, sono andato per curarmi. Che non possono più andarsi, non ci posso andare, non ho vergogna ad ammetterlo. Questa è la cosa vergognosa. E poi, ripeto, e questa è la cosa che più mi sta dando fastidio, forse anche Logo Ruico dice la stessa cosa, però non si può avere 50 associazioni, a tempio 60, e i figli di, e i nipoti di, e i cugini di, e poi c'è una, non si vede nessuno. A parte le associazioni che sono venute, che ringraziamo, che sono stati presenti, pizzaioli che subito si sono adoperati a portarsi delle cene, semplici cittadini che sono venuti, semplici cittadini, però veramente le istituzioni, quelle persone, secondo me manca, questa manca da molto, ma e questa mancanza ci ha portato a questo, perché Tempio non è così, è da 20 anni che sta andando scemando. In 20 anni sono seguite varie amministrazioni, sia comunali che regionali. Sì. Siamo andati piano, andando, siamo arrivati a questo punto che secondo me è di non ritorno, perché la cosa è bella. Non penso che questa nostra occupazione si spaventi, però ci siamo. A me fa piacere una cosa questa sera, Alessandro, e lo dico anche a linea Massimiliano, che nel frattempo si è creato attorno a noi un gruppo di persone, cioè tutti gli occupanti praticamente dell'ospedale sono a cerchio attorno a noi e ciascuno sta ascoltando con grande interesse quello che sta venendo fuori. Questo è bello, questo è il dibattito che ahimè quando manca ne sentiamo assolutamente necessità. Nel frattempo dietro di me Liana voleva fare una domanda a Massimiliano. Sì. Prego. No, siccome lui sta parlando, tu stai parlando di varie associazioni, hai detto anche che tu fai parte di molte associazioni, volevo chiederti se tu hai cercato di sensibilizzare quelli che fanno parte dell'associazione in cui sei anche tu e cosa ti hanno risposto, chi è venuto qua, se hanno risposto fisicamente con la presenza qua al presidio. Sì, siamo già venuti una decina di persone e poi sono io uno. No, era una mia curiosità. Giustamente, fai bene a chiedere questa cosa. Io sono di questa associazione, infatti io non sono come Resistenza Gallura. Io sono Resistenza Gallura. No, ma io sto dicendo, tu mi hai fatto la domanda a me, io ti voglio rispondere. Sì. La domanda l'hai fatta tu a me. E ti voglio rispondere, io sono come associazione Santissima Trinità. Ci sono ogni giorno, dal primo giorno. Sì, tu sei. No, sono venuti anche il gruppo, non siamo venuti quanto assieme. Verremo perché so che per venerdì stanno organizzando anche loro la cena, portarci la cena qua. Questo lo so per certo, però non volevo divulgare la. Non so se c'è magari qualcuno che si è prenotato, magari da venerdì la spostiamo a lunedì prossimo. Mi fa piacere, il problema giusto, ma hai fatto una domanda giustissima. Siccome tu hai detto che fai parte di tante associazioni. No, di tante associazioni, io sono stato allora vicepresidente della Proloco, la Proloco c'è presente. Perché c'è, sta portando, so che si è offerta a portare la cena. Assolutamente, no. Sta mettendo piuma per Cagliari, anche se non è per questa. Non ci interessa. No, non ti interessa, non c'entra niente, non ci interessa dopo. No, stiamo parlando di questo presidio, non di quello che questo presidio doveva andare, scusa, allora, questo presidio doveva andare a Cagliari, poi sono nati dei problemi che sappiamo benissimo, fate bene che non andate. Questo presidio non doveva andare comunque a Cagliari. Insomma, comunque. No, non doveva andarci. Due aspetti differenti, comunque a prescindere. Poca conoscenza della facendo parte, ammetto questo, la Proloco c'è presente. Sì, è presente nel senso che il suo presidente si è messo a disposizione quando vogliamo e per il tempo che desideriamo. Sono 4 persone poi alla fine, certo, e sono venuti queste 4 persone. Sì. Quindi io infatti non parlo che mancano tutte le associazioni, nel modo più. Ma vogliamo parlare
No, io stavo chiedendo di quello di cui... Di quella mia, ti sto dicendo, santissima Trinità, io faccio presente, ho già presidiato anche facendo una notte, ne farò altre, ne farò come verrà altra gente, e sono già venuti singolarmente, però non sono presentati come santissima Trinità, non ce l'ho riso. Come persone, come cittadini. No, venite, come cittadini. Poi se vogliamo parlare, non lo so io, perché questo me lo dite voi, ci sono quasi ogni giorno, però non ci sono 24 ore su 24. No, no, no. No, ma non è questo. Non lo stiamo minimamente. Adesso qui mi prenderò, un sacco di a parte una cosa responsabile. No, un sacco di responsabilità e me la prendo tutta piena. No, penso qualche critica, anzi qualche telefonato. La chiesa dove? Ma l'ospedale non è neanche per loro. Ma l'ospedale è solo nostro, la chiesa non si deve intromettere in queste discussioni. Cioè se si ammala. Ma io non ne ho vergogna a dirlo, perché in realtà non ho visto qua, non ho visto il rappresentante della Chiesa, venendo vicino ai cittadini. Bisogna dare un aspetta, no? Bisogna dire le cose come stanno. Sono d'accordo con te, nella sostanza è questo. Però Don Antonio Addis è venuto, è rimasto ore seduto con noi. Antonio Addis, Don Antonio Addis è il vecchio parroco. Non rappresenta quasi più la Chiesa, è un pensionato, no, è un prete. È una persona che si è sempre tu vuoi dire impegnata, un parroco. È sempre una persona che si è sempre impegnata nel sociale, che ha fatto tanto, non per niente ha creato l'AVO a Tempio, è stato il fondatore. Le classi. Quindi devo sulle classi. Ha chiuso la cappella alla Maddalena. Ma stiamo scherzando, vogliamo parlare. Dove sono? Dov'è la Chiesa? Io pensavo che la Chiesa era presente, ma non presente nella protesta, perché capisco anche, ma almeno presente con noi cittadini. Presente, venire qui. No, sono d'accordo. Venire qui, fate il segno della croce. Poi abbiamo anche siamo anche sede di diocesi. Mi spiace. Siamo anche sede di diocesi, ricordiamolo. Perché non siamo, appunto. Eppure la Chiesa. La presenza del vescovo che ho visto che la Chiesa l'avremmo gradita. Ho visto che la Chiesa era presente in altre cose, magari più gravi. D'accordo, non lo metto in dubbio. Però, insomma. Questa cosa l'ho notata, come ho notato io, ho visto che l'ha notato, molti cittadini hanno notato questa cosa, che c'è molta mancanza, quindi secondo me questa è una cosa importante. Ripeto e ribadisco che l'ospedale non è di Massimiliano Maristo, non è di Tempiese, ma l'ospedale è di tutti, chiunque venga qui che ha bisogno. Invece io se ho bisogno, ho saputo proprio ieri che per un'emergenza può nascere un bambino qua, lo fanno dopo 2 minuti, questo detto da una dottoressa, se volete faccio anche il nome, che è un'ostretica, dopo due minuti il bambino, la bambina va portata ad Olbia, la madre rimane qui perché ci sono cesario, il bambino va portato ad Olbia, comunque chi ci sia la griglia cotta, no, che lo brucia lo stile, no, subito a Olbia, mettiamolo su quando questa è una cosa vergognosa, è vergognosa, e questo chiunque mi sta ascoltando dei vertici, smentisca, venga qui e smentisca. Certo. Dica qua. E poi scusa, prego. Mi voglio allacciare al discorso di prima, voglio essere solidale molto anche io, tantissimo con gli amici della Maddalena. Certo. Perché non possiamo lasciare veramente fuori. Anzi, se loro ritengono che andando in massa possiamo entrare dentro con la forza. Beh, lo hanno già valutato. Io sono quello che mi chiamano pure che io divento maddalenino. Perché ho loro sacrosanto diritto. L'ospedale non è dei vertici, l'ospedale è nostro. E di tutti, non è loro. Non ho capito il dirigente che c'è, il commissario che c'è, che si appropria dell'ospedale. Che sì, non hai capito niente, non sei nessuno. Te lo devi mettere benissimo in testa che non sei nessuno. Sei una persona comune come gli altri. L'ospedale è nostro, è tuo, ma è anche nostro. Soprattutto nostro, che noi paghiamo e tu molto probabilmente non paghi. No, loro sono pagati per Beh, l'avevo preannunciato che Massimiliano era molto tenace, ma però ha detto delle cose che condivido assolutamente e che condividono tutti quelli presenti qua, e vi posso dire che siamo già abbastanza. Chiuderei con Lina dopo questa giusta filippica correttissima e anche esposta benissimo di Massimiliano. Chiuderei con Lina, una parola di diciamo così, su quello che
secondo te può succedere qua? Hai visto il movimento, hai visto le persone, le presenze, sei qua mattino e sera, come si stanno muovendo le cose, hai visto anche i movimenti di cui parlava Massimiliano, i sindaci che arrivano, il territorio che risponde sì però non completamente alle nostre sollecitazioni, che poi non sono le nostre, sono le loro sollecitazioni, perché l'ospedale, l'ho detto bene Massimiliano, non è mio, suo o tuo, è di tutti noi, è di tutto un territorio. Le tue, quello che tu ti aspetti, ecco, da madre, da donna che vive questa realtà. Quello che mi aspetto io e credo tutti quanti che si risolva più presto questa situazione critica, questa... È una vera emergenza lì. È un'emergenza gravissima. Certo. Speriamo. Io non so se questo messaggio, non so altro cosa... se questo video verrà, penso che lo vedranno un po' tutti. Lo vedono, si possa assicurare di sì. E quindi voglio, ne voglio approfittare per dire una cosa. Una notizia, soltanto una notizia, siamo collegati su un giornale online, allora oggi, l'assessore regionale Arru sulla Maddalena ha scritto di suo pugno sulla bacheca virtuale di Facebook con una risposta di cuore per cercare di placare le polemiche che ruotano attorno al suo operato. Dalla Maddalena a Tempio, da Olbia a Cagliari, l'assessore regionale alla sanità Giallo risponde direttamente a quanti denunciavano il peggioramento dell'assistenza sanitaria in Galluria, in particolare nel nosocomio della Maddalena, dove da più di una settimana i cittadini sono scesi in campo occupando pacificamente la struttura assistenziale. Un'iniziativa seguita ad alcuni giorni di distanza anche da Tempio. Arru conferma una visita a breve alla Maddalena, ma ci tiene soprattutto a fare chiarezza. Per prima cosa dice che è destituita da ogni fondamento l'affermazione che manchino farmaci. Ci vuole coraggio, dottor Arru, ci vuole molto coraggio. Come antibiotici, glielo posso assicurare che manca tutto. Come antibiotici al pronto soccorso e in altri reparti. Altra affermazione che l'assessore ha voluto confutare, che non è possibile volare a causa del forte vento in elicottero. Su questo, quando affermarlo proprio oggi, un cittadino della Maddalena è stato trasportato all'ospedale di Olbia, il vento teso era di 20 nodi, lo stesso vento che ha fatto volare via il tendone. Il pilota ha dichiarato che tutto è avvenuto regolarmente in perfetta sicurezza. Non voglio un grazie, ma non voglio neanche essere insultato, conclude la sua dichiarazione Arru. 20 nodi non sono 30, ci sono 10 nodi di differenza. Il tendone è volato via a 30 nodi, quindi l'elicottero a 30 nodi non si alza neanche in volo. Vabbè. Complimenti, dottor Arru, complimenti. No, io volevo chiudere, scusate, con una... Non so, non è una polemica, ma volevo dire a questi consiglieri, assessori regionali, presidente della regione, un altro Mongatti. Volevo dire che nell'83 Tempio ha dato il suo tributo per la negligenza di voi politici regionali, per la vostra negligenza, perché alla sera alle 7, quando c'erano 9 morti a terra, avete mandato un C-130. La mia famiglia ha già dato, cari assessori, e non vuole più dare niente, ha già dato, quindi questa volta ci dovete rispettare e vogliamo essere rispettati, certo, con tutte le forze che vi chiediamo. Grazie Massimiliano anche per aver ricordato un momento che ricordiamo tutti con molto dolore, la morte di tuo fratello. E va bene, chiudiamo dopo questa permissione, sono decisamente commosso anch'io, mi dispiace ricordarlo così. Saluto Lina, abbiamo salutato Andrea che è andato via poco fa, saluto Massimiliano e tutti gli intervenuti a questo bellissimo dibattito, è diventato un dibattito che mi sembra anche Alessandro e Mario, mi sembra una formula che dovremmo ripetere, mi sa che è molto più partecipato. Dobbiamo dire grazie a Massimiliano di questo, perché Massimiliano... Così, questa è la vera politica, hai ragione. Quello che avete sentito, la voce viene dal motorino che abbiamo dentro il sito. È un amico che si appresta forse stanotte o domani, sì, stanotte, a fare la sua notte, e non è di Tempio, giusto? No, vabbè, io sono di Lura, però... Però ricordiamolo.
Ricordiamolo questo, perché così rispondiamo anche a quanti dicono no, siete quattro gatti. Non siamo quattro gatti, siamo tantissimi, durante la giornata ruotano dalle 70 alle 100 persone e abbiamo già registrato una presenza complessiva di gente che è venuta, si è seduta, di circa 500-600 persone. È un numero non ancora quanto speriamo, però decisamente ci dà molta forza, molto entusiasmo. Dottor Arru, lo dice Massimiliano, lo dice Lino o lo dico io? Noi non molliamo. Assolutamente. Lo diciamo tutti. Assolutamente. E lo dice, e lo dice anche la platea. E a Bari basta. Grazie ragazzi.